Roma, Tor Pignatara. Alla signora De Gasperi in visita, il doposcuola offre il suo sorriso quotidiano, non già una verniciatura da giorno di ispezione. E le signore Caronia e l'onorevole Maria Cingolani assistono alla quotidiana visita sanitaria. Si provvede al corpo non meno che alla mente dei nostri piccoli in questi benefici prolungamenti della scuola. E certe parole, un po' da libro di lettura, si fermeranno nei cuori, rifioriranno lungo la vita. C'è anche una riflessione gratuita, proprio ciò che le mamme sognano e cercano di fare uscire dal conto della spesa. Tor Marancio, altra borgata romana. È domenica. La refezione diventa un pasto succulento, più tentatore che le attrattive della strada. La signora Scelba fa parte del comitato di assistenza femminile che a Roma ha aperto 60 doposcuola. Sappiamo quale problema costituirono i ragazzi nel dopoguerra. L'allegrezza di queste ricreazioni ci mostra che la crisi è ormai superata. E allora saltino pure la cavallina. Giusto, sono ragazzi.